Professor Cameravigna, che qui ha rappresentato direi tutto il comitato scientifico della Fondazione Zoe, che ha come vocazione proprio quella di comunicare la scienza della salute in particolare. E passo immediatamente la parola a lui per introdurci in questo percorso. Grazie. Devi pigiare questo. Perfetto. Intanto vi saluto, vi ringrazio. Sono qui solo a dire due parole iniziali, introduttorie, e poi i colleghi verranno per dire nel dettaglio, almeno da alcune sezioni del libro, il senso. Ora, proprio per dirvi in 5 minuti che cosa può aver di senso complessivo questo libro che abbiamo insieme messo in piedi, mi permetto di dare 2 sole indicazioni. La prima riguarda la maniera in cui noi solitamente intendiamo il corpo, perché qui di corpo si tratta, di salute, che per lo più, e specialmente oggi, una maniera sbagliata, ma di sana pianta sbagliata. E quella maniera veicolata dai media, secondo cui il corpo deve essere giovane, bello, nei maschietti palestrato, nelle femminucce ridotto, figurato, alla maniera per cui sporge rientra nei punti giusti, altrimenti non va bene, e insomma una idea di giovanilismo a cui anche noi vecchietti dobbiamo abituarci facendo jogging il più possibile, magari andando in palestra per dei muscoli che non esistono più e via di questo passo. Diciamo che ci può essere un senso diverso del corpo. Ed è questo che il manuale nelle varie parti insegue come traccia, come nascosto, come filo rosso. E lo otteniamo, questo senso, per stare a una battuta, rovesciando esattamente la convinzione comune secondo cui noi siamo corpo, poi dentro abbiamo una cosina, i filosofi sono anche industriati per capire dov'è, che tradizionalmente si chiama anima, e che per esempio Cartesio, che conteneva la scena a Galilei, ed era invidioso perché voleva essere lui più, capito, il di Galilei, Cartesio metteva in una ghiandola pineale, come il guidatore sta nell'auto al volante. Ecco, la convinzione diffusa quanto al corpo è che il corpo ha dentro una cosina che pure si chiama anima. Sono cambiati anche i nomi, spirito, mente, ma più o meno è quella. Ora, secondo me, un modo giusto di pensare questa cosa qui, che è la prima indicazione, è, dicevi, il rovesciamento esatto di questa convinzione diffusa. E per dirla proprio in telegramma, non è che lo spirito, l'anima, la mente sia nel corpo, ma lo spirito, l'anima, la mente che volete, è tale per cui contiene il corpo, cioè il corpo è dentro questa cosa qui, non viceversa. Per cui se poniamo che questo sia vero, che è poi l'antico concetto di persona, già elaborato da Boezio, 500, ma 1500 anni fa. Se poniamo che questo sia da rispettare, voi capite che cambia completamente il concetto di salute. Perché se il corpo è dentro l'anima, non avremo mai salute, ma di nessun tipo. Diventa un miraggio la cosa. Se il corpo non viene interpretato precisamente come contenuto da questo, e quindi da questo governato, perché qui contenuto vuol dire governato, o
oggi stiamo scoprendo che la salute solo del corpo non ha senso. Senza la salute anche dello spirito, dopo un po' ci ammaliamo anche nel corpo. Anzi, per lo più le cose del corpo, e non dico solo dell'influenza, oggi riusciamo a tenere a bada, ma siamo diventati fragili nello spirito, molto più di una volta. E abbiamo adesso da fare i conti con questa cosa che è anima e spirito per poter venire a capo delle cose del corpo.